Sentitemi, io non cambio idea. Non perché voglia avere ragione, ma perché è mio diritto dubitare degli arroganti e di quelli che diffondono menzogne. Voi siete tutti impauriti. Lo so da come ce l'avete con me. Io non ho paura. Resto in casa e non ho paura e non dico neanche che è bello stare in casa. Non vi prendo in giro. Però voi avete paura. Ebbene, la paura che dovete avere è una paura che vi è stata introdotta da tutte le immagini televisive, da tutti gli ospedali, i camici, i malati, le mascherine e da alcuni virologi, non tutti. Chi ha ascoltato Bassetti, Tarro e Gismondo, come ho fatto io, continua a pensare che sia una malattia che si può diffondere in modo straordinario, anche 70% degli italiani, ma che guarisce. E che quelli che sono in condizioni più gravi lo siano per altre patologie. Lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, che è superiore a qualunque virologo, perché parla con i dati. Oggi, dopo tanti giorni, due soli sono i casi accertati, lo continuo a dire. Non ascoltatevi, ascoltate allora Burioni, ascoltate quelli che vogliono crearvi paura, non so per quale ragione, non voglio dire che ci sia nessuna ragione misteriosa, ma io mi fido dei virologi che sono evidentemente persone in buona fede e che non saranno forse matti e i vostri saranno quelli savi, ma non sono tutti d'accordo. E mi fido del Papa e mi chiedo perché tabaccai aperti e chiese chiuse? E questa è la logica, c'è qualcosa che non mi convince. Si può vendere vino, liquori, alcolici, e sappiamo quanti milioni di persone muoiono di alcolismo, ma questo è un altro teorema ancora. Ma siamo certi che per quello che riguarda i polmoni, e quindi la terapia intensiva per curare chi ne è malato, la causa più grave è il fumo, lo sapete. Voi andiamo a tasgarvi, dice delle cose, minimizza. Io non minimizzo nulla, io anzi drammatizzo. Dico, perché aperti i tabaccai e chiuse le chiese? Perché? Ebbene, sulla chiusura delle chiese e nell'indifferenza totale per i tabaccai che portano a complicazioni polmonari che sono connesse con il coronavirus, e quindi chi è malato di cancro ai polmoni muore di quello, non di coronavirus, non posso leggere però, perché cristiano e perché convinto di valori che sono valori occidentali, di libertà. Roberto Burioni contro Papa Francesco, coronavirus, sono sicuro che Dio vuole che tutti preghino a casa. Quindi dice lui, cioè lui è sicuro che il Papa ha torto. Roberto Burioni non le manda certo a dire nemmeno al Papa, che ha deciso di lasciare le chiese aperte. Ha detto la frase che mi ha colpito molto, che non sempre le misure drastiche sono sane e buone. Le misure drastiche non sempre sono buone. Le misure drastiche non sempre sono... Certo sono comode, stando in casa, voi avete ragione, vi proteggete. Però la vostra vita cambia, e cambia radicalmente, e cambia anche rispetto al lavoro. Moriranno più di fame che di coronavirus. E l'idea è che qualcuno abbia non solo la supponenza di ignorare gli altri virologi e denunciare me, che mi affido a quelli, io mi affido ciecamente a Gismondo, a Tarro, a quanti mi hanno detto in maniera molto chiara che non c'è un esito letale se non nell'assoluta fisiologia di qualunque malattia per il coronavirus. E Burioni dice Dio vuole, secondo lui, perché è lui che parla in nome di Dio, che tutti preghino a casa. Sono sicuro che Dio vuole che tutti preghino a casa. Ah certo, lui sa quello che vuole Dio. Burioni sa quello che vuole Dio. Burioni sa quello che vuole Dio. Il Papa no. Lui si contrappone al Papa perché conosce la parola di Dio. Però io mi chiedo, perché i tabaccai aperti e le chiese chiuse? Le chiese e la preghiera sono più pericolosi del fumo? Del tabacco? Ecco, riflettete su questa cosa. Io non cambio idea, ma non perché voglio minimizzare una cosa su cui certamente è giusto essere prudenti, ma perché non voglio neppure che voi un giorno vi dobbiate pentire di essere stati trattati come illusi da qualcuno che vi ha costretto in nome di Dio, lui, non il Papa, Burioni, in nome di Dio, lui sa che dovete pregare in casa, e però comprate sigarette, fumate, fatevi venire il cancro.